Problem X, che ha portato questo Bison che ha dominato il torneo, è scivolato forse solo una volta, ma comunque molto. Ma lui scivola spesso. Vero, vero. Vediamo un po'. I tasti dovrebbero essere già a posto, quindi questo dovrebbe essere il match. Inizia il match vero e proprio. Pax contro Problem X, due giocatori che sono fatti molto valere in questa ultima fase del Capcom Pro Tour. Li abbiamo già visti entrambi, personaggi veramente difficili da gestire. Vediamo se Problem X questa volta adotterà una strategia più offensiva o difensiva. Abbiamo visto che è un giocatore che è in grado di adattarsi, ma predilige essere molto molto riflessivo e studiare l'avversario. Invece Karin è molto molto offensiva. Abbiamo visto che con Laura puntava tutto a non lasciare lo spazio al personaggio di prendere il momentum. Invece entrambi qua sembrano voler pestare tantissimo. E infatti vediamo Karin che tenta il comeback. Ma Bison risponde subito. Oh, sforbiciata! A questa distanza, che arroganza! Si porta a casa il primo round. Ricomincia Karin con la sua pressione, ma Bison risponde subito. Si scambiano qualche attacco, si studiano un attimo, devono ancora capire entrambi come giocare, come gestire la situazione. Bison risponde con dei riflessi incredibili. Problem X non sbaglia un anti-air. Difficilissimo saltare contro questo Bison che intercetta tutto. Si avvicina con la sua canonica sforbiciata e risponde ancora con un anti-air perfetto. Match in questo momento molto ragionato, molto riflessivo e difensivo. Pax deve un attimo capire come avvicinarsi. È molto solido questo personaggio. Entrambi. Pure Versal, una dietro l'altra. Karin inizia però, spinge Bison verso l'angolo. Vediamo come si comporterà. Preferisce tenere le distanze. Probabilmente è intimorito dalle normal molto molto efficaci di Bison. Oh, il crash counter. Crash counter. E abbiamo la critical attack che questa volta sicuramente è sufficiente a chiudere il match. Everybody! Riprendiamo. Quanto hype! Siamo uno pari. Vediamo chi si porta a casa questo match. Sudatissimo per entrambi. Karin continua a fare un po' di fatica a trovare un'apertura. Non ce ne sono molte, però una volta che arriva inizia la sua pressione molto efficace. Bison risponde uscendo dall'angolo con una combo che inverte sia la lead vita che la posizione, ma Karin non demorde e ricomincia. E ha abboccato ancora l'esca. Abbiamo visto come tantissimi abboccano a questa esca di Bison portandogli al salto. Pure Versal per terminare l'avanzata di Bison. Cerca di chiudere l'angolo. Scivola via. Non lo chiude. Karin ha perso quella piccola occasione. Adesso sarà molto difficile riprendere in mano il controllo del match, in quanto Bison non deve fare altro che aspettare l'offensiva di Karin ed eventualmente punirla. Non ha nessuna fretta, c'è un grosso vantaggio di vita. Mancano 30 secondi. Può rimanere chiuso in difesa per tutto il tempo. Karin però approfitta di un'apertura e inizia la sua offensiva, ma Bison risponde con una combo molto basilare che però è sufficiente a portarsi a casa l'1-0. Il primo match. Sono 1-0 quindi per Problem X. Round 1. Fight. 1-0. Sì. Un attimo di confusione. Non ci credono. Siamo stanchi anche noi. 2 giorni così. Riprendiamo con un po' di fuzzi. Si studiano un po', Bison prova a uscire dall'angolo e ci riesce col crash counter che massimizza in una combo che porta Karin praticamente a
oltre la metà vita, tantissimo danno con pochissimi tasti. E tantissimo il vantaggio di Bison, che con la presa chiude il round. Quasi perfect in questo round. Bison ha dominato. Vediamo un po' se Kevin trova una risposta. Inizia infatti subito ad attaccare. A questo punto Kevin ha il controllo del match. Bison deve assolutamente uscire da questa situazione. Lo stun. Questi sono i dolori. Porta il match probabilmente alla fine, infatti. Il round questa volta va a favore di Kevin. Uno pari. Round a testa. Vediamo un po' chi si porta a casa il match. Set point. Ciao. Bison prova subito con la sua normal che massimizza. Piccola lead di vita. Si studiano ancora un secondo. Kevin ha capito. La critica. Abbiamo subito la critica di Bison, che è entrata dopo giusto un paio di attacchi, quindi il danno è altissimo. Ai ai ai, siamo all'angolo. Deve assolutamente uscirne. Vediamo se ci riesce sfruttando la sua V-skill. No. Kevin di nuovo all'angolo. Ha bisogno. Peccato, viene punita da questa normal perfetta per controllare il campo. E il match è il 2-0 per Problem X. Un altro match per Bison. Bugs ha veramente molto lavoro da fare se vuole raggiungere la loser final. Deve capire come gestire l'avversario. È molto riflessivo questo Bison, tende a sbagliare poco e a provare anche poco, quindi non rischia, sa che può essere punito severamente da Kevin, quindi è molto meglio essere tranquilli e attendere piuttosto un errore. Queste sforbiciate fantastiche per avvicinarsi. Ogni pixel di danno conta. Iniziano i setup di Kevin. Vediamo un po' se riesce a gestirlo. Qui fa la presa. E infatti arriva subito lo stun. Vediamo se riusciamo a chiudere il round. Mix up che però va vuoto. Bison ricomincia il suo attacco. Crash counter per Bison. Che recupera. Tantissimo tutto. Danno. Siamo pari con Kevin all'angolo. Kevin però. Pax. Che roba. Mamma mia. Che match, ragazzi. Questo recupero purtroppo non riuscito completamente, ma l'hype è comunque alle stelle. I match sono a livelli altissimi. Tanto c'è un annuncio di servizio, scusate. Ok. Rieccomi, scusate. Abbiamo quindi il round va avanti. Siamo quasi pari. C'è un leggero vantaggio da parte di Pax. Sforbiciate però da parte di Bison. Ha recuperato tutto. Siamo in una situazione di stallo. Siamo pari a livello di risorse, pari a livello di vita. Tutto può succedere, ma Bison inizia la sua offensiva. Kevin all'angolo. E arriva! No, viene bloccata, tentando di scimmiare. Kevin ovviamente punisce e si porta a casa il round. Everybody! Nice. La prossima volta lo faccio da lì davanti, eh. Ok. Chi non ride la prossima volta va fuori, anche se sta giocando, non me ne frega niente. No. Siamo sul 2-1. Vediamo se inizia e continua il comeback di Pax. Problem X intanto riprende la sua offensiva, però Kevin questa volta sembra riuscire a controllare molto meglio il match. Vediamo se si riprende anche psicologicamente. Vedo una maggior sicurezza nei suoi attacchi.
Hey! Ancora un po' di fuzzi. Si studiano. Studiano. Sforbiciatissime. Di nuovo. E questa volta Bison entra. La vita è più o meno pari. Entrambi sono in una situazione di stallo di nuovo. Bellissima reazione da parte di Bison. Che... Kamine di nuovo all'angolo. Questa EX. Non si riesce a colpire questo Bison. Sempre. Questa volta la lead di vita è evidente. Ho gufato, fra l'altro. Vediamo come si comporta Bison, ovviamente paziente. L'orologio regna sovrano in questo match. Però Kamine risponde! Approfitta dell'apatia di Bison! Vediamo se si porta a casa il round, incredibile, infatti! Questo doppio reset! Mai adagiarsi sugli allori, signori, perché la vittoria arriva con una sola combo, anche se si ha un sacco di vita in questo gioco. Riprendono i match. Pax non vuole uscire. Non lo accetta. Ah, però anche Problemx decide di diventare meno riflessivo e di attaccare. Vediamo se ha boccato. Ma sforbiciata che però viene subito all'angolo. Punita. Ecco. All'angolo e inizia. Problemx all'angolo. Karin. Prova ad uscire e ci riesce. Karin ha tentato il cross up che poi è andato vuoto. Si scambiano le prese. Di nuovo, di nuovo. Non riesce a trovare il giusto tempismo per il salto. Deve sia evitare la bolla, sia evitare la risposta di Bison. Ecco Bison che insiste. Ecco un paio di manate. Si porta a casa questo round. Siamo a match point, se non sbaglio. Match point per Problemx. Se Problemx porta a casa questo round, procede col torneo. Mentre Kamine invece viene eliminata. Mentre se questo round venisse vinto da Pax con la sua Karin, dovremmo svolgere un altro match per decretare il vincitore dell'incontro. Ecco Karin che insiste. Abbiamo Karin che ha preso il controllo del match. Vediamo se riesce a stabilizzare l'incontro ed andare al prossimo round. E arriva la critical! Everybody! Karin wins. E come sempre, fino all'ultimo round, fino all'ultimo pixel, continuiamo a giocare. Io dirò queste cose con orgoglio a mio figlio. Come divertiva la gente suo padre. Il Capcom Pro Tour va avanti. Ricordiamo che questo torneo serve a qualificarsi alle finali europee che possono portare a vincere un montepremi che raggiunge $500,000, quindi signori non dobbiamo assolutamente deconcentrare i nostri partecipanti. Il match continua. Bison non ha nessuna pietà e controlla la partita al meglio delle sue possibilità, ma anche Kamine ormai impara a leggere l'avversario e lo spinge verso l'angolo. Un touch. Bison sforbicia via dalla situazione. Sforbicia via. Scusate. Inventiamo i verbi. I miracoli della lingua italiana. Intanto Bison riprende a gestire come si deve il match, ma Karin non si arrende nonostante l'evidente vantaggio di Bison e riprende ad attaccare. Vediamo se Bison ne approfitta. Pure Versal che termina il... Il flow offensivo di Bison. E ancora una volta non riesce a contrastare questa. Non è facile. E infatti Bison si porta a casa un altro round controllato a dovere. Match point di nuovo. Nuovamente match point. Il match va avanti. Vediamo un certo timore, quasi reverenziale. Per entrambi. Nel cercare di avvicinarsi all'avversario. Hanno molto rispetto l'uno dell'altro. Una presa che porta Bison all'angolo, che poi scivola via questa volta. Eccolo. Bison porta all'angolo Kamine con una presa. Vediamo come decide di gestire la situazione. Non ne approfitta.
molto più prudente. Io ho visto che Kevin comunque è uscito da situazioni peggiori, ma non si riesce a saltare in questo match. Ogni salto a qualunque distanza viene gestito da Bison, che infatti combo da parte di Kevin. Vediamo se basta a ribaltare la situazione. Arriva il calcio, vediamo, è di nuovo la critical. Ed è di nuovo la critical art, stavolta non lo faccio. E basta portare a casa un altro round. Incredibile. Uno pari di nuovo. Si va avanti all'infinito. Per entrambi. Chi non vince, ci arrendiamo. Prosegue. Chi perde va a casa. Mi aspetto un comeback o comunque una battaglia all'ultimo pixel anche questa volta. Entrambi i giocatori non possono permettersi nemmeno uno sbaglio. Si studiano, si analizzano. Il terrore negli occhi di entrambi, probabilmente. Non vogliono. Crash counter! Pugnisa! Scusate, troppo hype. Avrei voluto massimizzare il danno con una critical art e portarsi. Whiffa la presa, risponde con un'altra presa. Kevin insiste, lo tira all'angolo. Questo match, un'altra presa. Una dietro l'altra. Esce, vediamo se riesce a fare un mix up. Kevin risponde, non si può saltare in questo match. Ogni salto è pulito e va in vantaggio subito Problem X, che però è l'ultimo pixel come promesso anche questo round. Vediamo se Problem X riesce a approfittare di questo angolo. E infatti la scivolata. Congratulations, thank you, this is amazing. Quindi ringraziamo Pax per la sua partecipazione, purtroppo ci lascia, e thank you for joining us, Pax.